sintesi è lo schermo che è il punto finale dell'intera filiera della progettazione e della comunicazione audiovisiva, è l'elemento che riclassifica il modello produttivo, il linguaggio e tende anche a determinare le figure professionali. Costringe a ripensare il modello. A questo punto abbiamo individuato, come dire, una certa densità dell'offerta tecnologica. Ora vediamo con la controparte filosofica l'approccio, che chiedo al professor Giorello se si riconosce come sintesi nella riflessione che ha condotto questa mattina nel complessivo termine critica. È l'approccio critica a questa potenza tecnologica di cui l'abbondanza di calcolo e l'impatto spettacolare del video affabulante come lascia l'individuo che vuole interloquire con un'ambizione protagonista e non solo di passivo consumatore. Beh, io innanzitutto direi che l'atteggiamento critico è uno dei grandi elementi che producono l'impresa scientifica. Se ci fosse qualcuno che fosse così bravo da solo da tirar fuori tutta una sua fisica, se non avesse qualcheduno che gli fa delle obiezioni, non farebbe la fisica che abbiamo noi. La metafora non è mia, di Karl Popper. Robinson Crusoe e comincia a fare della buona fisica quando c'è anche Venerdì che gli fa qualche domanda. Noi abbiamo bisogno non di un venerdì solo, ma di mille, proprio perché ciascun venerdì ha la sua singolarità, quello che dicevo anche in quest'oggi. E visto che stamattina è stata usata in molte valenze la metafora della Torre di Babele, anche perché qui riprendiamo Popper, se la Torre di Babele non ci fosse stata, sarebbe stato necessario inventarla. Quindi la proliferazione della critica è un elemento secondo me fondamentale. Naturalmente viene prima la critica della rete, questo è evidente cronologicamente, però la critica è sempre stata molto legata, e questo è il secondo punto che mi pare interessante, al tempo. Cioè è figlia del tempo, come tempo della tecnologia, come tempo dell'espressione, come tempo dei codici che vengono via via utilizzati. Stamattina facevo l'esempio, il passaggio dalle le leggi scritte sui muri di pietra alla tavoletta portatile, quella è una buona cosa. Non lo so, nel 600 c'erano due grandi modelli di editoria scientifica, il modello dei grandi trattati in cui eccellevano i gesuiti, meravigliosi testi su cui si informavano gli intelletti più sottili, indipendentemente se fossero quei gesuiti o meno intellettualmente, di solito erano avversari, questo poco importa. Poi c'erano i librettini, quelli stampati a poco prezzo, dagli stampatori che, come si diceva allora, non rispettavano alcun diritto della concorrenza o dell'autore, perché già lì che viene fuori la polemica sul diritto d'autore, copiavano, belli tranquilli, quando era il caso, quando in altri casi li potevo permettersi, essendo libri piccoli ma a disposizione di qualunque buon compratore, di essere estremamente diffusi. I puritani inglesi si tenevano su quel bel cappello pono, una fibbia, dentro la fibbia ci mettevano il patto del popolo, o il pamphlet contro Cromwell, o il pamphlet contro il re a difesa di Cromwell, eccetera, eccetera. Quindi, in un qualche senso, la critica ha bisogno di una sua materialità, o meglio, ha bisogno di alcuni supporti in cui circolare. Per noi personalmente, per quella mia generazione, sono stati libri. Se adesso invece viene sostituito da qualche altra cosa, i famosi ebook di cui parlava da ieri, no? Va benissimo. Cambieranno le modalità di comunicazione, è vero, forse moriranno gli aggettivi. È un po' come quando Pasolini diceva muoiono le luci, le luci ci sono ancora. E quindi penso che la critica sia la linfa da cui vive la conoscenza.
senza lotta, non, senza scontro di attrattori uno contro l'altro, non credo che sia niente di paragonabile alla conoscenza come noi la abbiamo praticata almeno da quando i babilonesi hanno cominciato a fare teoremi di trigonometria che anticipano i teoremi di Thaletta. Se mi permette, professor Gioello, la sintesi, diciamo, finale può essere che la critica, per essere tale, deve assumere la responsabilità di interferire e di coprodurre il sapere che in qualche modo individua e colpisce con la sua azione. Cioè una critica è interlocutrice e interfaccia della ricerca scientifica in qualche modo. E allora a questo punto col professor Matassi chiudiamo questo alfabeto, diciamo, di filosofia digitale che abbiamo distillato in questi due giorni, con un tema che gli permette con anche lui due approcci, su un versante, diciamo, più filosofico e teoretico e su un versante anche politico, il termine partecipazione. Cioè in questo mondo che si radicalizza e si stressa nella densità tecnologica e in cui la critica in qualche modo deve diventare interfaccia, l'elemento di partecipazione come può essere rivendicato, conquistato o ribaltato all'interno della rete? Beh, io credo, hai scelto proprio, se avessi dovuto, cioè, non ci siamo ascoltati, ecco, non ci siamo messi d'accordo. Campiamo di questo, di questo facciamo, di mestiere. Se avessi dovuto scegliere il termine, per me avrei scelto proprio partecipazione, perché poi oggi nell'intervento finale che avevo accennato, quindi avrei scelto proprio partecipazione. Perché partecipazione? Perché secondo me la rete offre, del resto, abbondanza, schermi, simboli, critica, sono tutti termini che indicano pluralità, insomma, moltiplicarsi di punti di vista. E quindi tutto questo va verso un rafforzamento della democrazia e va verso un rafforzamento della democrazia nel senso proprio della partecipazione. Oggi noi stiamo vivendo una crisi profonda. Questo mi permette di fare anche un piccolo discorso su una rivista che ha organizzato questi nostri incontri. Questa rivista è nata da un gruppo di professori dell'area, diciamo, sostanzialmente della filosofia morale e della filosofia politica. Nel giugno del 2007 accompagnava la nascita di un partito che sono tutti noi trovavamo molte speranze e che aveva un obiettivo molto impegnativo, il Partito Democratico. E quindi si è interrogato molto sul significato di questo obiettivo e sulla possibile realizzazione proprio piena di questo obiettivo, non parziale di questo obiettivo. Non è un caso che quando, diciamo, questo progetto, che negli ultimi due anni ha un pochino, come dire, constatato la, non dico proprio il fallimento, ma certamente il venir meno di molte delle speranze che c'erano state all'inizio di questo progetto, diciamo, sia dell'aggettivo che del sostantivo. Sia dell'aggettivo che del sostantivo, ha spostato, ha concentrato il suo interesse verso, non è casuale, prima di tutto per come dire, che il dibattito italiano era soffocato da, come dire, molto basso, lotta di Fazzoni, lotta di Corriere, non c'era un altro esterno, ha cercato di renderlo più internazionale e ha utilizzato il termine cosmopolitismo. Una nuova sinistra cosmopolitica che avesse quel punto di riferimento proprio come interlocuzione fondamentale la rete, perché la rete esprime proprio questo bisogno di democrazia partecipativa che ormai tutta la società civile sta esprimendo, che non viene ancora purtroppo intercettata dai vertici, insomma, dalle istituzioni, dalla politica. Ora, come avviene questo? Ma insomma, noi abbiamo avuto grandi esempi recenti, no? Se teniamo per esempio la prima elezione alla presidenza degli Stati Uniti di Obama, beh, insomma, abbiamo avuto un esempio di partecipazione attraverso proprio la rete, e si è cercato di, come dire, piccoli contributi online
di cittadini qualsiasi, non di lobby, e quindi in modo che il Presidente non fosse influenzato da micropatti. Ecco, micropatti che avvenivano proprio attraverso la mediazione della rete. E la grande risposta che lo stesso Obama ha dato, che non è un caso che, diciamo, in un'altra rivista che dirigo è stata scelta come grande esempio, il primo discorso di insegnamento che ha fatto la prima volta che è stato detto, quando lui ha parlato, un altro capo che poc'anzi hai citato, di responsabilità, di corresponsabilità, che ormai è diventato, come dire, un valore veramente universale. Non si può fare assolutamente una cosa in un qualsiasi punto del pianeta che non abbia, verso cui noi non possiamo non avere, come dire, maggior grado di responsabilità, perché questa azione, quest'atto non può non avere, diciamo, conseguenze in tutto il resto del pianeta. Quindi non possiamo avere un'ottica ingiusta, ma dobbiamo avere una responsabilità tanto più allargata. Ecco, ora, questo, come dire, ci dimostra il grado di, come dire, le potenzialità della rete. Cioè la rete, come dire, ci dà la misura di una responsabilità così universalizzata, ma anche di una responsabilità molto individuale, radicalizza il premio, come dire, il profilo dell'identità, della responsabilità individuale, ma anche quello di una responsabilità relazionale complessiva. Proprio per questo raccordo la rete ci dà il senso della partecipazione, di ciò, di tutti coloro che fino adesso sono stati, come dire, ai margini, no? Non sono stati protagonisti, che diventano finalmente protagonisti, una nuova grande agora, riprendendo questo termine, una agora in questo caso che si può estendere a tutto il pianeta e che diventa decisiva per le scelte difficilissime che ci sono dinanzi a noi e rispetto alle quali, come dire, i vertici mostrano ancora sordità e in alcuni casi, come dire, vengono completamente scavalcati da decisioni che sono prese, adesso senza nessuna retorica, dalle oligarchie finanziarie senza volto, che scavalcano oggi le democrazie liberali rappresentative, e l'unica, come dire, l'unico contrasto, l'unico elemento di conflitto che ci può essere viene proprio dalla base, da tutti i cittadini comuni, dal loro senso di partecipazione. Mi permetti dunque di sintetizzare il tuo ragionamento, riprendendo anche quello di stamattina: partecipazione come responsabilità, dunque come ambizione e come dovere. È questo punto. Allora, a questo punto noi abbiamo anche due incursioni. Uno è Carlo Infante, a cui chiederò un contributo particolare, e vorrei però prima che abbiamo un ospite che è anche padrone di casa, perché è un partner del progetto, Renato Farina, amministratore delegato del gruppo Eutelsat, che ha affiancato l'associazione del Festival in Rete e della Summer School in questo progetto, il secondo anno, e però è anche, lo ricordava Cesare Massarenti, protagonista di una corsa tecnologica, non solo perché vettore, l'uomo che ci consente tutte le sere di accendere vari, molti canali televisivi perché i suoi satelliti ci permettono la connessione, ma anche perché è orchestratore, impresario di un progetto innovativo, la corsa, l'immagine sempre più fedele. Per cui vorrei, insomma, da lui una considerazione, come dire, a lato, se non dal di fuori, guardando questa platea di filosofi e di tecnologi che in qualche modo parlano, insomma, di una materia su cui lui inevitabilmente deve mettere le mani, che è il rapporto tra ogni singolo individuo e questo mondo di una comunicazione che si esprime sempre più attraverso un video e con un'immagine. Sì, ti ringrazio, Michele, dell'invito. Mi trovo anche un pochino in difficoltà, accanto a tanti illustri professori, a esprimere. Non dillo a me che faccio il bidello. Volevo condividere la pena. No, grazie. No, sicuramente sì. Io anche per presentare un pochino il progetto di Eutelsat avevo scritto un intervento che al cospetto di illustri professori vorrei anche essere
abbastanza preciso nel comunicare le cose. Poi magari farò anche un breve excursus. Vorrei leggere un attimo l'intervento, se mi è possibile. È il secondo anno che siamo parte di questo importante festival di Castelsardo. Quando si ritorna è di per sé un messaggio. L'esperienza precedente è stata positiva. Il vecchio adagio sulla perseveranza diabolica non mi ha mai convinto, soprattutto oggi che siamo in un regime di abbondanza e di infinite opzioni alternative. Se si torna è perché si vuole tornare. Per noi come carriera satellitare facciamo un mestiere apparentemente lontano, sia in termini reali perché agiamo con satelliti geostazionari che orbitano a decine di migliaia di chilometri dalla Terra, sia in termini logici perché il satellite è ancora considerato un sistema, un oggetto troppo complicato e macchinoso. Invece noi stiamo lavorando sempre più vicino alle aziende che usufruiscono dei nostri servizi, come ad esempio tutte le aziende televisive italiane, con cui progettiamo nuove soluzioni per rendere la distribuzione televisiva sempre più competitiva e suggestiva. Vicino ad esempio anche al mondo del cinema, con cui stiamo lavorando soluzioni per la distribuzione di pellicole via satellite, abolendo i costi della distribuzione della pellicola e rendendo ogni sala cinematografica, come ad esempio quella dei vostri comuni, snodi di sistemi globali, terminali di grandi eventi diretti, cioè spostare, anche dare una nuova dimensione ai cinema. Ma ormai operiamo anche vicino ai cittadini, ai quali proponiamo servizi diretti per rendere più rapido e conveniente l'accesso in rete, o servizi mirati come ad esempio quelli relativi al sistema scolastico, per collocare ogni edificio alla rete e per collegare ogni edificio alla rete, come abbiamo discusso poco fa con il sindaco di Castelsardo e i suoi colleghi della zona. Portare la cultura digitale partendo dalla scuola, che per noi è fondamentale. Ma, e qui vengo al punto più pertinente per la giornata di oggi. Siamo anche vicini al senso comune e cerchiamo di capire come partecipare a questo straordinario processo di cambiamento verso la cultura, verso quello che è il digitale. Siamo immersi nel mondo della comunicazione, abbiamo capito che oggi a cambiare soprattutto la cultura, il pensiero e il modo di pensare. Come dice il grande interprete della cultura digitale Chris Anderson, oggi la rivoluzione non dipende dalle cose che si fanno nuove, ma di chi le fa. Cambia proprio la responsabilità e la partecipazione. E quando ci hanno proposto di affiancare la sperimentazione di una summer school, che dalla filosofia tradizionale si misurasse con i nuovi nodi del pensiero digitale, siamo stati entusiasti a partecipare. Tanto più che quando abbiamo capito che l'obiettivo era raccontare una grande storia italiana, come, se ho ben capito, è stata dalle sue origini rinascimentali il pensiero reticolare. Siamo dunque qui per imparare e per capire, e anche per interpretare, lo dico senza alcun imbarazzo, perché oggi lo sviluppo è anzitutto legato al sapere e noi vogliamo svilupparci nella nuova economia del sapere, sapendo che ognuno dovrà fare il mestiere dell'altro, come diceva un grande pensatore che è passato per un impertinente conservatore come Jason Ortegas Gassat, che si augurava che gli ingegneri capiscono che per essere ingegneri non basta essere un ingegnere. In questi giorni lo capito anch'io grazie al buon futuro e a un buon lavoro che ti fa. Comunque Eutelsat, in questo nuovo modo di comunicare, di portare le immagini, verso anche nuovi schermi. No? Noi stiamo lavorando molto per una distribuzione televisiva sempre di qualità, in 4K, abbiamo fatto gli esperimenti in 8K, ne faremo altri, abbiamo anche delle cose molto nuove che presenteremo all'IBC, 4K. Ma soprattutto siamo in un mondo che, come hai detto bene, è variegato. Non c'è un modo di fruire della televisione, ci sono più modi di fruire della televisione. E quella convergenza tra quello che è il broadcast e il broadband è sempre più evidente. E di conseguenza integrare, fornire le nostre capacità per una visione standard, tradizionale, che è quella di guardare la televisione, sempre più di qualità nel salotto, noi però siamo anche vicini a portare la televisione anche su altri device, l'iPad, il computer,
e questo fornendo a tutti la possibilità di avere connessioni, di accedere a questi servizi. Lo vediamo come il satellite è importante nella distribuzione anche del digitale terrestre, perché il digitale terrestre ha comunque un problema di copertura globale nella fruizione di questi contenuti. Beh, il satellite invece ha la possibilità di integrare questo, ma non soltanto nella distribuzione dei contenuti televisivi, ma anche della distribuzione e della possibilità di accesso alla larga banda attraverso il satellite, con caratteristiche performanti comparabili, se non addirittura superiori, costi paragonabili a quelli dell'infrastruttura, ma con una copertura globale, per poter avere comunque cittadini di serie A dappertutto, e non cittadini di serie A e serie B, perché magari si è in qualche parte, cittadini e aziende, perché anche le aziende hanno questo problema di avere dell'opportunità di collegarsi. Portiamo la connettività, portiamo l'accesso alla larga banda là dove sono le aziende, là dove sono i cittadini, e non disertifichiamo il territorio. Grazie, dottor Barina. Sì, data, insisto su data, perché per decenni tutti quanti noi abbiamo chiamato database e ora... E poi penso che sia anche, e rispondo al titolo generale, una via italiana al futuro digitale, come la definisco io perché ci lavoro da tempo e che il pensiero italiano eccetera eccetera, e deve sapere, i francesi sappiamo come si comportano, chiamano i computer, no, ordinateur, non esageriamo come loro, però l'ibridazione della lingua, e noi con la lingua latina l'abbiamo fatta di tutti i colori, siamo dentro un sacco di altre lingue e ce lo dimentichiamo, compresa la parola data, no? La parola media, chiusa la parentesi. La mia parola, anche se l'ho pronunciata, però e raccolgo, quindi non voglio essere ridondante, è genus loci, ma l'accosto alla parola cloud. Allora, io penso che la grande scommessa antropologica, cloud. Il cloud computing. Allora, e non sto giocando con le parole, però è seria, io penso che si debba produrre un genus loci del web, cioè non è uno luogo come molti, no, è un nuovo spazio-tempo, non ci sono cazzi, cioè nel momento in cui paghiamo le tasse lì, la transazione sentimentale, c'è società lì, è una nostra estensione, ma è concetto, abbiamo parlato di memoria questa mattina, il mondo del libro, la biblioteca, la rete è molto di più di una teca che contiene informazioni, però si stabiliscono relazioni e rigenerazioni, cioè nasce veramente un nuovo modo di concepire lo spazio e il tempo. Allora mi piace poter pensare, questo riguarda la mia idea ostinata di via italiana al futuro digitale, che uno dei modi per far giocare al paese la grande partita perché sopravviva, mi riferisco ai giovani, sappiate che voi siete per la prima volta, la vostra generazione nella storia dell'uomo, dai tempi del neolitico, per la prima volta la vostra generazione vivrà peggio dei propri padri. Un cacciatore neolitico era convinto che suo figlio ce l'avrebbe fatto, avrebbe vissuto meglio, sarebbe sopravvissuto, si sarebbero create le condizioni, per la prima volta nella storia dell'uomo inizia a percepire questa inquietudine grossa, non solo, se la combiniamo anche al fatto che le nuove generazioni iniziano a saperne di più, penso ai bambini che nelle scuole elementari, riferisco ai nativi digitali, ma non solo ai nativi digitali, iniziano ad avere delle competenze che non sono solo tecniche, sono anche cognitive, solo che il sistema istituzionale della cultura e della didattica spesso non lo sa che c'è un processo, pensano che sia solo dispersione d'attenzione quel cliccare. È chiaro, cliccheranno sempre a vanvera fin quando un sistema cognitivo educativo non contestualizza questo approccio, che è un approccio parla, va coltivato. E chiudo. Quindi accostare l'idea del genus loci al cloud e attraverso ciò che possiamo fare, no? Già l'uso dei mob tag, uso questo termine, il QR code, poi perché in Italia nel 2007, nel gennaio, abbiamo fatto un percorso nel centro storico di Torino, abbiamo realizzato una mappa emozionale dei luoghi della memoria antifascista e con i mob tag abbiamo taggato quel territorio, che linkava delle pagine web dove c'era la mappa interattiva, cosa che abbiamo inventato in Italia prima di Google Map, ricordiamocelo perché ci conforta, questa cosa ci aiuterà anche. Con quel mob tag, QR code, si
linkava ad una pagina web che trattava del genius loci, perché il genius loci non è solo gli Etruschi, no, no, anche quello che è accaduto in un territorio 20 anni prima. No? Uno dei lavori che io sto facendo con l'Urban Experience è una mappatura delle esperienze urbane dove anziani narrano un territorio, e mi piace poter organizzare, e sto chiudendo veramente, delle passeggiate, delle conversazioni dove si ascoltano questi frammenti di memoria. Questo è un modo per poter creare quella staffetta intergenerazionale e riconquistare anche un rapporto di fiducia e di scambio con una nuova generazione che rischia di non riconoscerci più. Allora, grazie Carlo. Diciamo che su questa parola io vorrei 3 minuti, mi dovete aiutare, perché poi inizia la gran cassa per cui parliamo come dei pesci in un acquario. Per cui il tema è territorio, per cui ridecliniamo tutte le vostre insomma, concetti a partire da territorio, il territorio come piattaforma, come motore e come sistema concettuale. Già, tra l'altro, non a caso, Ferrari questa mattina, ricordandoci la straordinaria esperienza di Pisa, che detto tra parentesi io richiamerò alle 22, quando sopra inizieremo il recital su Avevamo la Luna, che si fonda proprio su questa straordinaria vicenda di Pisa. Allora, abbondanza e territorio. Come il territorio è luogo per progettare l'abbondanza? 3 minuti. Anche meno. Il territorio è inteso come le persone che stanno nel territorio, inteso come le infrastrutture che stanno nel territorio, ma principalmente inteso come strumento per educare. Cioè, io continuo, anche stamane ho detto, bisogna, e già Carlo lo diceva, bisogna trovare un modo moderno di affrontare il problema dell'educazione. Cioè, bisogna sfruttare e piegare le tecnologie, bisogna sfruttare e piegare le tecnologie a educare in un modo diverso, ma per fare in modo che le persone abbiano una nuova sensibilità nei confronti della conoscenza. E prima il professor Gerardo diceva che non c'è sviluppo scientifico senza competizione scientifica. Le peer review, che sono tipiche della comunità scientifica, lavorare su argomenti in parallelo e cercare di portare a casa dei risultati. Il metodo scientifico è nato con Galileo qui in Italia, quindi ancora una volta. Bene, da informatico quello che voglio dire è che bisogna portare un modo diverso di fare educazione, e io chiamerei da informatico algorithmic problem solving, ovvero la capacità di affrontare i problemi, di analizzare i problemi e di dare uno schema mentale per progettare le soluzioni. Perché la progettazione delle soluzioni dei problemi è il metodo dell'informatica, ed è il metodo, è un metodo scientifico che è il valore aggiunto. Allora bisogna piegare le tecnologie per fare in modo che ci sia questo rinascimento della educazione. Devo dire una cosa brevissima. Da informatico però devo dire che tutte queste tecnologie bisogna usarle con attenzione. Cioè, io ho paura del cloud, ho paura dell'internet of things, ho paura di tutte queste tecnologie che uso. Infatti, ad esempio, non metto dati sensibili sul cloud. Perché? Tutti molti qui useranno una sala di fidenza tecnologica. Una sala di fidenza scientifica. Una sala di fidenza scientifica, non tecnologica. Tutti molti qui mettono i dati sul cloud, tipicamente Dropbox, e vedo che farina amici. Ma noi stiamo vendendo i nostri dati, perché per garantire uno degli algoritmi più importanti su Dropbox è la consistenza dei dati. Se Dropbox viene venduto, loro si mantengono tutta la storia dei nostri dati. I dati sono cifrati, perché loro garantiscono cifre dure, ma i sistemisti di Dropbox c'entrano dentro. Quindi usare le tecnologie, per questo dico piegarle, perché bisogna essere consapevoli anche, usando una cosa di Lucas, del lato oscuro della forza della tecnologia. Allora, litigamente diciamo che dalla diffidenza scientifica si riprende il ragionamento sulla critica. 3 minuti per un tema che tra l'altro il professor Massaventi sta particolarmente a cuore: lo schermo, il device sul territorio, non solo per fare la televisione, ma per fare mobilità, per fare comunicazione. Come il comune può essere impresario dei nuovi device? Finalmente arriviamo alla questione economica. Non so, è stato un tipo di intervenire.
Danelli. No, riprenderei, scusa, l'ultima cosa che hai detto. Io ho un'enorme preoccupazione rispetto a tutto questo. Cioè, quando sono venuto qui e Michele mi ha invitato a partecipare a queste cose, inizialmente ho detto dobbiamo parlare del software italiano. Quale software italiano? Anche il software italiano, non sempre detto, no, digitale. Ma beh, sì, pensiero digitale. Pensiero digitale italiano. Questione è... io credo veramente ci sia la cloud, come tante altre cose, mi fa un... devo dire, può essere una tecnologia interessante, può essere un metodo. La cosa è che è basata sulla possibilità di investire centinaia di milioni di dollari. Cioè non esiste cloud se non c'è una gigantesca batteria di computer, memorie, eccetera, linee dedicate ad alta velocità, controllate, eccetera, eccetera, ridondanze multiple, tutte queste cose qui. Io non so se qualcuno di voi ricorda le foto che erano state pubblicate del nuovo centro Atlanta della Apple quando è partito iTunes. È un affare in cui i cinque grattacieli di Milano fanno semplicemente ridere. Ma voglio dire, IDS, no? Nel Texas, tutte, questi sono quelli, Google, questi sono, è il cloud, cioè miliardi di dollari investiti per mantenere i nostri dati. Questa è la realtà. E quindi io quando sento parlare di rete, democrazia, eccetera, mi vengono dei dubbi atroci, perché dov'è la democrazia quando ci sono sei società, sei in tutto il mondo che hanno questa capacità di investire? Dov'è? Chi ha in mano la rete? È ICANN a Washington, dove ci sono i computer centrali di internet, quelle sette macchine sono quelle che dominano il mondo, fine della storia. Sono distribuite. Sì, c'è il secondo livello. Ah, no, il primo livello è distribuito in sette. Sì, d'accordo, però qual è la società che ha i collegamenti? È una società americana che ha sede nel Massachusetts. Quindi siamo totalmente in mano a... Scusa, società dell'informazione, territorio comune, l'unica cosa che può fare il comune, credo, di usare l'informatica come e tutta una serie di metodologie che devono essere informatizzate, ma i comuni, anche il PRIC, no? Il piano regolatore dell'illuminazione comunale, che è un obbligo da parecchi anni, che tutti i comuni dovrebbero fare, non lo fanno perché sennò dovranno essere obbligati a fare qualcosa in un certo modo. E non lo fanno. Per cui quello che oggi è l'H2020, cioè la direttiva europea, che è una delle cinque aree fondamentali definite dall'Europa per i prossimi sei anni e fino al 2050, sull'obbligo della diminuzione dei consumi energetici del 20% entro il 2020 e del 50% entro il 2050, è lettera morta in partenza in questo paese, perché non c'è nessuna possibilità di avere una misura reale di quali sono i consumi attuali energetici, gas, petrolio, elettricità, eccetera, eccetera, acqua, e comparare con le tecnologie esistenti di risparmio energetici integrati da software di controllo di tutti questi flussi per avere un vero controllo del territorio e una diminuzione drastica dei consumi in modo tale da liberare energie per investimenti economici in servizi, direi fondamentalmente in educazione e servizi sociali. Diciamo latitanza del potere locale. Totale latitanza del potere politico, prima di tutto, nazionale e locale. Locale disastroso. Di un'ignoranza talmente ampia da far spavento. Allora, Giorello, altro che educazione dei bambini. Per la critica il termine territorio può diventare comunità. E come il comunitarismo può aprire un nuovo terreno dialettico fra poteri e sapere. Se la metti in questo modo, io direi che il territorio... Se lo dicessi io me ne vado. Ero già pronto a inseguire. Diventa una
quel secondo di sospensione mi ha fatto girare. Perché stava disinquilibrando. Dunque, Michele, se la metti in questo modo, io direi che il territorio della critica sono gli individui strutturati che l'esercitano. Naturalmente dico strutturati perché non basta che uno dice sì, ma non mi va. Deve fornire le ragioni per cui non gli va, usa alcuni strumenti per cui questa sua comunicazione diventa recepita ed accettata. Può darsi che le forme con cui la critica viene via via esercitata cambino nel tempo, anche se appunto alcune forme sono tradizionali fin dai tempi di Socrate, no? Mi fammi capire se non da prima. Volevo aggiungere un punto che a me sembra molto significativo. Quando io dico critica non intendo semplicemente l'attacco a delle posizioni, ma l'attacco alle posizioni fatte da un punto di vista diverso, cioè quello che io chiamerei la proliferazione delle alternative. Perché dove non c'è proliferazione delle alternative non c'è territorio, c'è un'altra cosa che il Tom Gilliot chiamava la terra desolata. Allora direi che la terra desolata è quello che noi non vorremmo e a cui però potrebbero ridursi i nostri territori, non fosse altro per i vincoli economici che Massaretti con molta concretezza richiamava. E quindi in questo senso la proliferazione delle alternative è a livello di ecologia intellettuale la corrispondente da quello che voi avete chiamato l'abbondanza. E l'abbondanza rischia sempre di essere conquistata nel senso che vedete conquest, vuol dire non solo appropriarsene ma distruggerla, no? Rischia di essere così, in questo senso conquistata. Conquista l'abbondanza è un pericolo ricorrente che noi conosciamo benissimo in sistemi che hanno lasciato alle loro spalle terre desolate, può essere anche un esito di una cattiva educazione, come diceva lui prima, quando qualcuno richiamava qui la plasticità relativamente naturale di un bambino e il cattivo modo con cui la scuola attuale la maneggia e la comprime. Questo tipo di sfide sono continue, non sono soltanto, secondo me, sfide che ci vengono in maniera molto drammatica e molto evidente da paesi totalitari, dispotici o da forme di totalitarismo ideologico o religioso. Ne abbiamo di esempi abbastanza diffusi nel mondo, con una gamma di conquista del territorio particolarmente differenziata, cioè c'è stile e stile, da Khomeini a questo qui del Kazako, che è più uno, come potrei dire, un dilettante al confronto. Però questa sfida secondo me è anche dentro noi stessi e dentro la cosiddetta società democratica, per questo temo molto, sono d'accordo con Massaretti, temo molto che l'apparente libertà e democrazia della rete in realtà poi venga o si stia già irrigidendo in forme ipersemplificate. Qualche nostro politico avrebbe detto un tempo forme normalizzate, perché era convinto che vivere in un paese normale fosse l'ideale di qualunque individuo. Io invece continuo a pensare come John Stuart Mill, è più interessante l'eccentricità, ecco, i centrici ci sono migliore. In questo senso, allora, questo mi permette di riprendere molti temi che sono stati trattati qui, la sua bella metafora, la nube, non soltanto nel contesto molto tecnico, ma a me ricorda una vecchia battuta di Karl Popper. Ci sono all'estremo nuvole e orologi. Gli orologi sono sempre lì che segnano il tempo, basta solo la lancetta che dice quanto tempo è passato, ma l'oggetto è stabile e rassicurante. La nube, tu provi a disegnarla, quando l'hai disegnata in uno schizzo è già cambiata. Il problema è se noi siamo nuvole o orologi, questo per dirla sempre con Popper. A me sono più simpatiche le nuvole sotto questo profilo. Era questo il punto. Poi ci sarebbe un altro aspetto molto interessante, viene fuori da una locuzione che ha usato lui, che mi è parso molto significativo, cioè ricreare un senso comune. Ora, in generale, quando uno dice senso comune,
uno dice, beh, sono cose di senso comune, la scienza, l'arte, la religione profonda, la mistica, ma non il senso comune. Si dimentica la vecchia battuta di Cartesio, quando dice il buon senso è la cosa migliore impartita di questa terra, a cui qualcuno già ai tempi di Cartesio aggiunse, peccato che quando Dio l'ha impartita ci sono state persone che sono chiuse nel cesso e non ne hanno approfittato. Allora, il senso comune qui a me sembra interessante come comunanza di significati, come significati scambiati e condivisi. In questo senso abbiamo bisogno adesso più che mai di un senso comune, in questa prospettiva, se vuoi chiamare di partecipazione, di apertura, di difesa dalla conquista, come dicevo prima, nel senso di Tom Paine. Il senso comune era rendersi conto che le 13 colonie avevano il diritto a staccarsi dalla madre patria sulla base del fatto che la madre patria non era nemmeno la madre di tutti quanti coloro che erano scappati nel nuovo mondo, no? E che il senso comune era allora la difesa delle differenze di ciascuno. Allora, io passo la parola usando proprio la metafora del senso comune, usando Bauman, quando dice che il digital divide non è l'impossibilità di usare questo o quel meccanismo, questo o quel computer, ma è l'inibizione a produrre senso comune. Oggi la peggiore discriminazione è chi non ha la possibilità di produrre senso comune. In termini di partecipazione sul territorio, questo ci porta a un'idea di autogoverno. Sì, adesso piccola premessa. Nessuna ingenuità nei confronti delle possibilità della democrazia, c'è solo un'aspirazione alla piena realizzazione della democrazia. Mi rendo conto perfettamente che anche questo, che anche la rete sia minacciata dalle stesse oligarchie finanziarie che minacciano oggi il mondo. No? Non è che mi chiudo gli occhi su questo. Non si vede perché dovrebbe essere l'Eden vergine. La rete è terra di conflitti. La constatiamo, solo che io, insomma, vabbè, appartengo alla corporazione, io sono sempre, credo che lo spirito critico, la democrazia che si esercita sullo spirito critico, siano sempre alla fine, magari nel processo travagliato, alla fine riuscire a vincere contro, a contrastare, le oligarchie finanziarie. Credo che la partecipazione al territorio siano il termine decisivo della dialettica etico-politica contemporanea. Noi viviamo in un mondo ultra-globalizzato che non può porsi il problema del territorio della partecipazione. Qualcuno dice che l'elettività locale è globale, no? È fondamentale. Termine essenziale della nostra contemporaneità. Tanto più, un mondo vale per tanto più dobbiamo difendere, queste comunità integrate dei territori. È lì che nasce è lì che si gioca la partita, è lì che nasce anche la difesa, da minacce giustamente riconosciute dai potevi inconvenienti. Allora, concretamente, Renato Farina, che cosa concretamente sul territorio si sta realizzando per quanto riguarda, ad esempio, la gestione del potere di connettività? Ci sono alcune esperienze proprio di Eutelsat che forse danno concretezza alle ambizioni che abbiamo qui censito. Sì, riprendo un attimo il discorso con tutte le preoccupazioni che condivido sull'utilizzo del cloud. Ovviamente però ritengo che la possibilità di accedere comunque alla rete sia fondamentale, sia per le persone sia per le aziende. E di conseguenza questo perché è democrazia, perché questa è libertà di esprimersi e di informarsi. Quella che ci dava l'abbondanza, molte reti, molti strumenti d'accesso. Oggi vediamo che comunque abbiamo dei grossi problemi
sul territorio, per poter far accedere sia le persone sia le aziende alla rete. Noi come Eutes abbiamo lanciato un satellite che permette qualsiasi punto di dati, non soltanto d'Italia, d'Europa, di poter accedere alla larga banda con estrema qualità, con alta performance. Questo permette a tutti di poter sfruttare le opportunità che la rete dà, sia i cittadini che sono disgregati su tutto il territorio, sia le aziende. Ho fatto in questi mesi un accordo con le Camere, un protocollo d'intesa e le varie Camere di Commercio. La prima è stata la Camera di Commercio di Brianza, la di Monza, che darà degli incentivi a tutte quelle aziende che vorranno dotarsi di un sistema satellitare per accedere alla larga banda. Questo perché è importante non portare le aziende là dove sono i distretti industriali, dove c'è la connettività, ma bisogna portare la connettività là dove sono le aziende e di conseguenza non disertificare il territorio, ma rendere a queste aziende, dare l'opportunità a queste aziende di poter competere alla pari, allo stesso modo di qualsiasi altra azienda. E questo è importantissimo, ecco, questa è la mia battaglia che sto facendo in questi mesi, è proprio quella di informare che il satellite non è una tecnologia che risolve e che è in competizione con le altre tecnologie. Il satellite si pone come integrazione complementare alle altre tecnologie, che insieme alle altre tecnologie completano una distribuzione, una possibilità di accesso a tutti, dando l'opportunità a tutti di utilizzare la rete. Io vorrei, a questo punto, chiudiamo la nostra sessione.